Corinne, dov'è? Dunque, ecco la sorella Corinne. La carina come un frullino, un gistino, forma di cuore. Salve, Corinne. Lo vediamo, Eita. Ida di sotto in macchina, l'ho lasciata con i ragazzi. Non volevo che salissero, non sono abituata. Lei è qui per una visita, Corinne? È ferito, lo aiuto con i bambini. Ah, lei è una ragazza come si deve, fine e graziosa, come Ida, poi soprattutto la Corinne. Quanti anni ha? 22. Potrebbe lavorare per me, incantevole sorella di Ida. Ho proibito ad Ida di scendere dalla macchina, le ho detto di stare con i miei bambini e lei lo sta facendo. Davvero potrebbe lavorare per me, incantevole sorella di Ida? Io non posso per la maniera. Chi lo è? Non conosco più nessuno che sia ancora cameriera. Non è più così oggigiorno. Io non servo a casa degli altri. E allora cosa fa? Mi arrangio. E cosa fa per arrangiarsi? Una bella ragazza come lei. Mi arrangio. Il guaio è che lei non sa nemmeno che cosa significhi essere una cameriera. Ida non è una cameriera. Ida è elegante, degna d'ammirazione. È il nostro gioiello. Ilda ti detesta, lei, sui figli. No, Ilda ama molto i miei figli adesso, molto più dei suoi. Dove sono i figli di Ilda? Stanno dormendo in camera. Posso farle una confidenza, visto che ci siamo conosciute? Ilda mi ha confidato che avrebbe preferito non vedere i suoi figli oggi. Posso farle una confidenza, visto che ci siamo appena conosciute? Ilda sogna di vedermi crepare, lei, i suoi figli. Io lo dico per lei, per farglielo sapere. Così può allontanarsi da Ilda al più presto, sapendo quanto mi odia. Lei è una gran bugiarda, Corinne. Bugiarda e viziosa. Creda ciò che vuole. Credo ciò che vedo. Ilda si sta abituando al lusso della mia casa, al silenzio, allo spazio. Ilda gioca adesso, ride, ride molto. Non parla, ma ride. Il fatto è che ridendo così tanto è diventata sempre più lenta. Sì, Ilda è diventata lenta. Per questo Franco mi fa ridere quando dice che Ilda ha paura. Quando ho una paura va velocemente, no? È stanca. Le è mai venuto in mente? Si sfinisce a forza di detestarmi in vano. Fossi lei la lasciare andare? Lo dico per lei. Non la lascerò mai andare. Non posso più fare a meno di lei. Io la amo. L'ho elevata al mio livello. Qualcosa anche solo per salutarmi. Se ne vada.
Ha avuto tutto quello che poteva sperare di avere, se ne vada. Frank. Frank. Signor Michele. Ma è la mia figlia. Perché non se ne va? Farebbe meglio venirmi a trovare a Parigi, Frank. Le rimborserò il biglietto, le farò vedere la città, così potrà vedere Hilda, no? Ah, ma forse è per questo che non parla. Perché Hilda ha deciso di restare con me. Ma tornerò, su. Dovrebbe parlare, dovrebbe leggere, così troverebbe più facile sostenere una conversazione. Cos'è successo? È andato. Va bene, allora io vado. No, mi ha fatto veramente piacere conoscerla. Incantevole sorella di Hilda. Anche se lei è solo una corina. Scherzato, sa, quando le ho detto che avrei preso anche lei. Gli faccio avere della morfina. Mi raccomando.